la zona costiera è una zona storicamente documentata con terremoti forti nel 1672, nel 1786, nel 1875 e l'ultima nel 1916. È stata fatta la classificazione sismica di quest'area. Nel 27 il primo decreto che proprio evidenzia il problema sismico, per cui si chiede di adeguarsi a determinate regole del momento per come costruire. Passano 11 anni da quella classificazione e matura l'opinione che il vincolo è d'impaccio e che quindi conviene rimuoverlo. Avviene questo provvedimento d'impatto per cui Rimini non è più zona sismica. Quello che è avvenuto in termini di espansione edilizia non ha messo in conto il problema. La storia sismica di Rimini parla da sola, perché la struttura geologica profonda che caratterizza, diciamo così, la dinamica, la geodinamica di quell'area è tale da dover ripetere e far tornare questi eventi. E il concetto è: come siamo preparati a quel punto a gestire il prossimo evento? Basta una magnitudo 6, come ha potuto dimostrare anche il terremoto in Emilia del 2012, dove l'area non era classificata sismica e abbiamo avuto un macello di distruzioni. Il concetto adesso è come prendere a mano i problemi in termini di conoscenze, di priorità, perché il tutto sta comunque sulle spalle delle nuove generazioni, anche se le scelte le hanno fatte le generazioni precedenti.